La finalissima per la promozione passa per Catania. Il Pineto, dopo aver eliminato il Toscania, si appresta ad affrontare i siciliani per proseguire il viaggio verso la Serie A2. Squadra già affrontata e superata in Coppa Italia. Secondi, dopo aver a lungo condotto in testa il girone blu, gli etnei dispongono di un roster di assoluto rispetto, guidati dall'esperienza del regista Marco Fabroni. Tra i rossoblù anche un ex, Piervito Di Sabato, la scorsa stagione con la maglia dei pinetesi. I teramani hanno dalla loro il vantaggio di poter giocare l'eventuale bella in casa. La tana biancazzurra quest'anno si è dimostrata inespugnabile, la spinta dei tifosi il vero valore aggiunto. La consapevolezza di Paris e compagni si è consolidata dopo la netta vittoria ottenuta martedì. Manca la ciliegina sulla torta per chiudere una stagione storica ricca di soddisfazioni. Coach Tomasello mette in guardia i suoi. Un'altra gatta da pelare, un'altra squadra importante, però sono fiducioso, i ragazzi hanno voglia di arrivare fino in fondo. Nell'altra semifinale si giocano la Serie Fano, primo del girone bianco e subentrato in corsa nei play-off dopo aver perso lo spareggio promozione contro l'impavido Ortona, e Casarano, sesto nel girone blu e vincitore ai quarti in due gare contro Parma.